Ogni tanto dovete sapere. Al campo profughi di Ventimiglia sono le 13.30, l'orario del pranzo. Vedete, i migranti sono in fila per ricevere il pranzo, ma poco fa c'è stato un principio di rissa. Questo giovane che si sta allontanando in camicia è stato separato da un altro, voleva colpirlo con dei pezzi di brandina. I disordini qui sono all'ordine del giorno, vedete, una signora si affaccia dalla finestra, gli sta chiedendo come dobbiamo vivere. Non si può vivere più, dice, è una situazione di convivenza davvero difficile. Gli agenti arrivano subito a fermare la lite, ma chi vive qui non ce la fa più. Famiglie che hanno comprato casa dalle ferrovie tanti anni fa e oggi si ritrovano a vivere sotto assedio. Le vostre case dove sono? Immediatamente sopra i locali ex mensa, dove sono stipati centinaia di profughi. Sì, a 1,5 metri dalle mie finestre ce li ho davanti, per cui abbiamo passato un'estate terribile. Siamo circondati, tutto il palazzo fa parte praticamente dal campo. Siamo noi letteralmente i profughi e i nostri diritti si vanno a far benedire. Ma arrivavano da sole, adesso proprio col pulmino arrivano. Tutto come vediamo i barconi arrivare, dopo 2 giorni ce l'abbiamo qua. Così il numero delle presenze al campo cambia ogni giorno. Tutti vogliono partire per il nord Europa, ma la vicina frontiera con la Francia resta sbarrata e chi la oltrepassa illegalmente, se localizzato dalla gendarmerie francese, viene rispedito subito indietro. Un'interminabile partita fatta di tentativi, attese e false illusioni. Pensavamo che dopo 20 giorni, un mese, passata l'emergenza, li portassero al Parco Roia, dove ci sono delle strutture di accoglienza ben attrezzate. Questo grande capannone rosso è il Parco Ferroviario del Roia, uno spazio costato a fine anni 90 oltre 200 miliardi di vecchie lire e oggi dismesso. Gli abitanti lo avevano indicato come luogo per realizzare un centro di permanenza temporanea per i migranti. Il prefetto asserisce che se il comune, se il sindaco non offre delle soluzioni alternative, lui non può fare nulla. Lei scrive al sindaco. Al sindaco, ecco qui. 4 posti, gli ha indicato 4 aree. E il sindaco mi risponde con queste 4 righe. Gli ho chiesto ad Alfano di chiudere la. Chiudere. Il discorso qual è? Il sindaco non vuole dare un posto idoneo perché teme che il campo diventi permanente.